anche eccessiva degli angioini negli affari italiani, arriva lui, Giovanni II, che infligge una pesante sconfitta agli angioini alla battaglia di Gamenaio. Gamenaio è una località vicino a Chieri, ecco, e quindi con questa sconfitta scongiura, non dico l'occupazione, ma se non altro l'invasione angioina del Piemonte. Bonifacio III, siamo nel 1231, quindi siamo circa indietro di un secolo, deve affrontare un momento molto difficile per Chivasso, perché c'è la seconda Lega Lombarda in azione, il Marchese, lui ovviamente stava con l'imperatore, questi vincono e gli mettono sotto assedio Chivasso. Quindi, l'assedio di Chivasso del 1231 è il primo assedio documentato. Questa resistenza a Chivasso, le truppe della Lega Lombarda col tempo, nel giro di 3 mesi, da giugno a settembre, riescono a conquistare il castello di Chivasso, ma incontrano una resistenza violenta, perché i chivassesi, i soldati del Marchese non accettano questa situazione, incendiano le torri mobili, le macchine da guerra. Gli alessandrini, che erano diciamo quelli più tenaci nel fare l'assalto, vengono respinti. Ad un certo punto, non potendo prendere il castello frontalmente, questi di notte risalgono il Po fino a Torino, dove c'è un ponte, attraversano questo ponte e scendono lungo la collina, quindi San Mauro, Cassino, e fino ad arrivare a Chivasso. Ecco, in quel momento il Marchese poi taglia la corda e il castello praticamente finisce in mano ai milanesi. Teodoro II, tra l'altro, il prossimo anno sarà il 6° centenario della morte, perché morì il 22 aprile dell'anno 1418, probabilmente qui a Chivasso. E dicevo, Teodoro II riprende un po' la politica espansionistica del suo antenato Guglielmo VII, che, come vi ho detto, aveva esteso il confine del Marchesato fino quasi in Veneto. Marchesato non è mai stato così grande, però qual era stato il difetto della politica di Guglielmo VII? Che è vero che si era espanso approfittando anche di tutta una certa situazione, ma non aveva saputo organizzarlo bene. Quando poi c'è la riscossa, quindi non solo perde questi territori che aveva acquisito, ma egli stesso viene catturato, imprigionato dagli alessandrini, e pensate un po', morirà dentro una gabbia che gli alessandrini avevano posto fuori le mura, esponendolo al ludibrio, al pubblico ludibrio. Teodoro II non ripete gli errori del suo antenato, anche perché si avvale di un personaggio che questo meriterebbe una lezione, Faccino Cane. Ecco, Faccino Cane era un condottiero, un capitano di ventura di Casale, ed è un, come tale, una persona rotta ad ogni sorta di violenza, spregiudicato, con un personaggio del genere che lo assecondava nelle campagne militari. Teodoro II non solo espande i confini del Marchesato, ma addirittura lo rafforza. Ecco. E questa politica continua dopo anche la sua morte. Nel 1415, quindi 3 anni prima che il Marchese Teodoro II morisse, il Marchese dà un contributo in materiali alla costruzione del nostro Duomo. È uno dei rari casi in cui il signore della città va d'accordo con l'allora consiglio comunale, che a Chivasso si chiamava la Credenza. Il Marchesato passa a suo figlio Gian Giacomo Paleologo. Ecco, su questo personaggio bisogna fare un po' una riflessione, perché è stato considerato da alcuni un inetto, dall'altro un poveraccio che è stato vittima di persone più in gambe, più furbe di lui, ma in realtà è un personaggio che va rivalutato, perché ad un certo momento, all'esordio del suo governo, non solo riesce ad ampliare i confini, ma continua ad avere la politica espansionistica di prestigio che era stata inaugurata da suo padre. E poi però che cosa succede? Succede che Monferrato fa gola al Savoia e fa gola anche ai Visconti. E quindi
in mezzo, no, a questo grande caos di alleanze e di guerre che insomma nel primo 400 riguardo il nord d'Italia, si inserisce anche lui. Ma lui è prudente, perché non è scemo, ha capito. Oltretutto sua moglie è la sorella dell'allora duca di Savoia, Amedeo VIII, quindi c'era anche un rapporto di parentela con Amedeo VIII. Ecco. E lui non sa bene con chi schierarsi, e quando finalmente decide con chi schierarsi si schiera dal parte sbagliata. E lì incominciano i rovesci militari, prima a causa dei Visconti e poi a causa dei Savoia. Quando il Visconti lo mette nei guai, lui si rivolge al cognato, Amedeo VIII di Savoia, il quale si dimostra molto disponibile, dice: ma non ti preoccupare, lasciali fare questi Visconti, quando li vedi che arrivano tu issa la mia bandiera su quei castelli e vedi che loro non ti diranno niente. Lui, Pollo comunque insomma, ci casca, ed in effetti i Lombardi non lo conoscono. Però quando poi si fa la pace di Ferrara, Amedeo VIII vuole questi posti. E dice: ma perché li vuole? C'era la mia bandiera, quindi rispetta. E allora ecco che a questo punto il conflitto si rivolge su quell'altro fronte. E lì è stato, diciamo, lo smacco, perché i Savoia avevano un esercito attestato, organizzato, efficientissimo, e invece quello del Marchese è un esercito da un punto, lo diremo oggi, perché ripeto, non erano per lo più contadini che venivano reclutati nei vari posti. Per esempio a Veronese ne vengono reclutati due, a Chivasso 5 o 6. Chivasso ovviamente non la vuole concedere, non solo la misero sotto assedio, ma la bombardarono anche con i primi mezzi di artiglieria. E doveva essere un'artiglieria di primo ordine, perché addirittura una di queste bombarde veniva da Ischia e sono andati non so quanti a prenderla, perché doveva essere pesante. E poi comunque c'è scritto nei conti di Castellania Sabaudi che a un certo punto i Savoia si impegnano a riparare i danni che hanno fatto a Chivasso quando appunto i loro soldati hanno devastato la città. E Giacomo, molto malincuore, costretto a cedere la città di Chivasso, e quindi diciamo la sede privilegiata si sposterà poi a Casale, e da quel momento ecco perché diventa Casale Monferrato. Molto Gian Giacomo gli succede suo figlio, che prende il nome di un antenato, Bonifacio. Ecco, questo Bonifacio diciamo non riesce a recuperare i territori perduti, questo no, però diciamo riporta il marchesato in auge, nel senso che il suo è un governo molto accorto, molto attento, riesce a stabilire una posizione, non dico di forza, ma comunque di preminenza, no? Tra questi stati che lo opprimono, e così fanno poi anche i suoi successori. Tra l'altro uno di questi, all'età praticamente via, intorno ai 65 anni, siccome voleva a tutti i costi avere un erede, sposa una figlia di uno Sforza che ha 13 anni e riesce comunque ancora ad avere dei figli, nonostante morirà anche 80enne, particolarmente al zillo, come lo descrivono appunto le fonti dell'epoca. Sia il Bonono, no, prendeva il nome dei suoi antenati, ahimè questo muore giovanissimo. Muore giovanissimo, poco più che ventenne, cadendo da cavallo, quindi diciamo nessuna cresta, nessuna congiura. È ancora viva la madre e soprattutto la moglie, che è una francese, si chiama Anna di Alençon. Ecco. Questa Anna di Alençon, benché molto giovane, è una donna veramente energica, una donna in gamba. Innanzitutto si fa riconoscere dall'allora imperatore Carlo V il diritto di cedere il marchesato in linea femminile. E poi comincia a cercare dei partiti per le figlie, e restavano due o tre figlie femmine, tra cui Margherita Paleologo, e trovano come personaggio disposto il duca di Mantova, un Gonzaga, il quale Gonzaga all'inizio dice: sì sì, accetto che mio figlio, credo si chiamasse Federico, questo duca di Mantova, accetti di sposare Margherita. Poi ci ripensa, dice: no, meglio che sposi qualcun altro. Poi quell'altro matrimonio lì non funziona,
Tra l'altro i Gonzaga erano piuttosto endogamici all'interno della loro, avevano delle storie morbose, strane a livello anche familiare, eccetera. Comunque poi alla fine il Gonzaga accetta, no? Obbliga praticamente il figlio Federico a sposare Margherita Paleologo, ecco, e da quel momento, da questo matrimonio, il Monferrato diventa gonzaghesco. Un po' a malincuore di Gonzaga, che avrebbero preferito invece il cremonese, perché sarebbero stati invece un pezzo ce l'avevano a Mantova e l'altro pezzo ce l'avevano qui. Però a quell'epoca si faceva la politica, erano i francesi e gli spagnoli, loro stanno dalla parte di Gonzaga, stavano con gli spagnoli e quindi devono accettare questa situazione. I Gonzaga sono abituati a fare i signori assoluti, e invece a Casale il Paleologo avevano mantenuto ancora le libertà comunali. E quindi a Casale ad un certo momento una fazione, no, della nobiltà cittadina si schiera con un gruppo di banditi e incominciano a dar fastidio. Questi banditi però che c'erano tanto Emanuele Filiberto, che in quel momento aveva mandato un suo uomo di fiducia a governare Chivasso. E perché? E perché cercava un pretesto per fargli la guerra, per portargli via tutto il territorio. E allora che cosa succede? Che questi banditi ad un certo punto hanno fiducia in Emanuele Filiberto e fanno un colpo di mano. Passando da Saluggia, piombano su Garolengo e per 3 giorni lo occupano, facendo violenze di ogni genere. Poi però il Gonzaga gli manda contro l'esercito. E allora questi cosa ha fatto? Tagliano la corda da Garolengo e vengono a rifugiarsi a Chivasso. Ma il governatore di Chivasso aveva ricevuto ordine di Emanuele Filiberto di non lasciarli entrare. Ed Emanuele Filiberto, per non passare come protettore di questa gente, manda subito una grida, un editto, dove dice: questi qua sono fuori legge, io non li voglio, buttateli fuori. E successivamente questa dinastia, no, paleologa e gonzaghesca incomincia, diciamo, ad estendersi fino a quando arriviamo al duca Vincenzo. E Vincenzo è preoccupato perché la discendenza maschile in linea gonzaghesca praticamente non c'è. Dice, ha un solo figlio maschio, se mi muore anche questo. E allora cerca di combinare un buon matrimonio. E il buon matrimonio lo trova con Eleonora, che era figlia del Granduca Medici di Toscana, un dei Medici di Toscana. Ma attenzione, qui è la telenovela che è stata di nuovo fuori, no? Il Granduca aveva sposato una nobildonna che però di mestiere faceva la cortigiana, l'aveva sposata in seconde nozze. E questa, da giovane, era stata rifiutata dai Gonzaga. E allora lei si vendica, diciamo, mia figlia non deve sposare un Gonzaga perché i maschi dei Gonzaga sono tutti inefficienti, insomma, non lo dice proprio apertamente. E allora ovviamente il Gonzaga padre si infuria e lì fanno una cosa che oggi sarebbe una cosa ridicola, però evidentemente a quell'epoca il famoso cimento. Insomma, si trattava di dimostrare le capacità virili del principe, ecco. E allora viene reputata una giovane donna, bella, attraente, e i medici di casa Gonzaga, prima del cimento, gli somministrano frutti di mare, peperoni, insomma tutti quei cibi che vengono ritenuti afrodisiaci, ed è un fallimento. È un fallimento perché evidentemente ha fatto indigestione, al momento del cimento lui ha un attacco di diarrea.